È la prima assoluta del neopromosso Spezia al suo storico esordio in Serie A. Di fronte c'è il Sassuolo dell'ambizioso De Zerbi, che in questa stagione cercherà di fare almeno un passetto in avanti nel ranking del calcio italiano. Buongiorno da Massimiliano Graziani dalla postazione dello stadio Manuzzi di Cesena, che ospita il lunch match, quinto anticipo di giornata della seconda giornata, la prima casalinga per la squadra ligure, casalinga solo formalmente visto che si gioca qui a Cesena, circa 300 chilometri dalla Spezia, poiché lo stadio Picco è sotto posto a lavori di ristrutturazione per essere adeguato alla massima serie. Ferrari, lancio profondo a cercare lo scatto di Filip Đuričić, pallone che rimbalza davanti al serbo che controllo di controbalzo supera in tunnel Ramos, la palla in rete, la rete strepitosa di Đuričić, un controllo magnifico, si è portato il pallone in avanti, ha superato con un tunnel il giocatore che cercava di sbarrargli la strada, che era Juan Manuel Ramos se non erro, e poi il tocco in orizzontale a cercare l'angolino alla sinistra di Zött, che non ha potuto fare nulla. Sassuolo in vantaggio al 12° con la rete strepitosa di Đuričić. Al 12° cambia quindi il parziale, in vantaggio il Sassuolo in questa trasferta cesenate, che è solo formalmente casalinga per lo Spezia, ricordiamo, per l'inagibilità dello stadio Picco che è sottoposto a lavori di adeguamento per la massima serie. Controllo di Sala con il numero 7, lo scambio con Agudelo, cerca di andarsene in mezzo a due, ci riesce, la palla sul sinistro, prova la conclusione, a rientrare a cercare l'angolo lontano, palla sul fondo, fa vedere tutta la sua classe in velocità Kevin Agudelo. Decimo appuntamento per... attenzione. Vai. Zauli, il raddoppio del Sassuolo al 20° con Ciccio Caputo, fra poco vi racconteremo come sono andate le cose. Linea a te Zauli, 20° con il Sassuolo in vantaggio sullo Spezia per 2-0, ha segnato Caputo poco fa al 20°, ma il gioco è fermo perché c'è credo una consultazione del VAR che sta convalidando la regolarità del gol. Spezia che lamentava una posizione irregolare di Francesco Caputo sul tocco decisivo in porta, c'era stato un cross da destra, la palla che si è impennata, poi il pallone che è arrivato nella disponibilità di Caputo, che ha dovuto solamente appoggiare il pallone nella porta vuota, e potrebbe essere la rete che taglia un po' le gambe allo Spezia e andrebbe sotto di 2 gol dopo solo 20 minuti. Ecco qua, è arrivata la decisione in questo momento, non c'è il raddoppio di Ciccio Caputo, si riprende con una rimessa dal fondo, anzi con un calcio di posizione, con un calcio di punizione scusate, dalla posizione dove si trovava Ciccio Caputo, posizione irregolare evidentemente per la posizione di fuorigioco, per il fuorigioco ravvisato dai due arbitri al VAR, Banti e Valeriani. Dell'Orco che prova a lanciare sulla destra Bartolomei che mette giù il pallone, cerca spazio per il cross, il capitano non lo trova e quindi arretra di qualche metro, ancora palla al piede, lo scambio con Sala, il tocco con la punta del piede per cercare di favorire Agudelo, non riesce ad arrivare sul pallone l'attaccante colombiano, ma c'è Matteo Ricci in seconda battuta, il cross di Galabinov, la rete, il pareggio dello Spezia con la rete splendida di Galabinov, che adesso va a esultare con la braccia conserte in posa statuaria, abbracciato da tutti i giocatori, il pareggio che arriva al 30° con la rete di Andrei Galabinov, grande rete di Galabinov, ha trovato la coordinazione l'attaccante bulgaro sul cross che arrivava da destra, e un colpo di testa in sospensione con il pallone che è finito nel 7 alla sinistra di Consigli, e quindi c'è il pareggio dello Spezia che arriva al 30° con Galabinov. 1-1 fra Spezia e Sassuolo, Spezia che lo ricordiamo aveva rischiato di andare sotto di 2 reti al 20° con una rete prima convalidata e poi annullata a Francesco Caputo, e ha trovato il pareggio ora la squadra di casa, la squadra di Vincenzo Italiano, con una splendida rete di testa di Andrei Galabinov. Parziale sull'1-1 fra Spezia e Sassuolo, parte Locatelli, destro, rientrare, la traversa, il pallone che colpisce la traversa e poi finisce al limite dell'area di rigore, gran tiro di Locatelli a rientrare che ha toccato la barriera e poi è finito sulla traversa all'altezza dell'incrocio dei pali sulla destra di Zett. 12° della ripresa, 1-1 fra Spezia e Sassuolo, poco fa Sassuolo vicinissimo al nuovo vantaggio con De Frel che ha ricevuto palla decentrato sulla destra con lo specchio della porta visibile in diagonale, ha superato il portiere avversario in direzione
spezzando palla verso la porta, poi attenzione, ancora Caputo in avanti per il Sassuolo, Caputo, la rete, il vantaggio del Sassuolo con Caputo, ha controllato, ha superato in dribbling l'avversario, palla in rete, ma l'arbitro ferma tutto perché ha ravvisato una posizione irregolare dell'attaccante in maglia nero-verde, aveva fatto tutto benissimo Caputo, controllo, dribbling sull'avversario, poi palla messa in rete alle spalle di Zet, ma era in posizione irregolare l'attaccante del Sassuolo, che è andato vicinissimo al vantaggio, come dicevo, al nuovo vantaggio poco prima con De Frel all'11esimo, conclusione di De Frel in diagonale nello specchio della porta, c'è stato l'intervento di Sala che ha respinto palla praticamente quasi sulla linea di porta. 18esimo sul parziale di 1-1 fra Spezia e Sassuolo, poco fa un contropiede pericoloso della squadra di casa con Bartolomei che cercava di far passare palla per Galabinov, decisiva la deviazione del difensore avversario Ferrari. Caputo in area, controlla, il fallo di Zet, calcio di rigore, c'è stato il lancio in avanti per Caputo che è riuscito a prendere palla in mezzo a due avversari, poi si è defilato sulla destra per trovare lo specchio della porta avversaria, il fallo di Jeroen Zoet che è uscito sull'attaccante avversario e l'ha messo giù, Zoet che è stato anche ammonito, adesso terzo ammonito della partita al 18esimo della ripresa, ma quel che più conta è che questo fallo di Zoet consentirà fra poco di battere il calcio di rigore dagli 11 metri al Sassuolo, calcio di rigore che è affidato al piede di Domenico Berardi che sta per partire con il sinistro, c'è Zoet sulla linea di porta, la sfida fra Berardi che batterà dagli 11 metri e Zoet sulla linea di porta, non ci sono state proteste dei giocatori dello Spezia, fallo evidentissimo quello del portiere olandese che ha messo giù Caputo, non poteva far altro evidentemente perché Caputo si era andato a defilare sulla destra e si stava per spalancare lo specchio della porta, stava per depositare il pallone in rete, c'è stato il fallo del portiere olandese, parte ora Berardi con il sinistro, la rete di Berardi, il tocco morbido centrale sotto la traversa con Zoet che è andato a sinistra, indirizzato palla al centro della porta, Berardi con grande freddezza portando in vantaggio il Sassuolo al 19esimo della ripresa, la rete di Berardi su calcio di rigore concesso per il fallo di Zoet ai danni di Caputo che aveva ormai la porta spalancata. Torna in vantaggio quindi il Sassuolo al 20esimo della ripresa con la rete segnata da Berardi al 19esimo su calcio di rigore, quindi 20 minuti della ripresa, Sassuolo in vantaggio sullo Spezia per 2-1 allo stadio Manuzzi. Verstappen, attenzione Codignoni, la terza rete del Sassuolo con De Frel al 21esimo, cambia di nuovo il parziale, Spezia 1 Sassuolo 3, a te Codignoni. Qui allo stadio Dino Manuzzi il Sassuolo ha preso il largo sullo Spezia perché è in vantaggio per 3-1, doppia conclusione vincente nel giro di 2 minuti, attenzione ancora Caputo in avanti, la quarta rete del Sassuolo con Caputo al 24esimo e ha preso davvero il largo, come dicevo, a questo punto il Sassuolo perché è in vantaggio addirittura per 4-1 e pensate un po', 3 reti nel giro di 5 minuti, c'era stato il 2-1 di Berardi su calcio di rigore al 19esimo, il 3-1 di De Frel al 21esimo e adesso il 4-1 segnato da personalmente da Ciccio Caputo, Caputo che è stato determinante anche nella rete di De Frel, Caputo davvero imprendibile negli ultimi minuti per i difensori avversari, si era defilato sulla destra, palla al piede, aveva messo un cross morbido in mezzo per De Frel che arrivava da dietro e ha spedito il pallone in rete con un sinistro al volo e poi Caputo che è andato poco fa a concludere personalmente in contropiede facile con la porta spalancata e ha messo una conclusione alle spalle di Jeroen Zoet, il portiere olandese che non ha potuto fare davvero nulla. Adesso il Sassuolo è in vantaggio per 4-1 sullo Spezia, parziale che rimane sul 3-1, non c'è stata la conferma del gol di Caputo annullato per posizione di fuorigioco, 2 reti annullate in questa partita a Caputo, una nel primo tempo e una nel secondo, siamo ancora quindi sul parziale di 3-1, tiro dalla bandierina che sta per partire dal piede di Locatelli, palla che spiove sul secondo palo di testa in mezzo e poi la rete di Caputo, questa volta è regolare la conclusione di Caputo con il pallone che finisce all'incrocio dei pali in girata, c'è stato un colpo
colpo di testa a servire palla in area di rigore e poi la girata di Ciccio Caputo che ha messo il pallone imprendibile alle spalle del portiere avversario. È andato Ferrari a saltare di testa sul calcio d'angolo, ha schiacciato pallone in area di rigore e poi la girata di Caputo che con il destro perentorio ha messo il pallone alle spalle di Zet. La quarta rete del Sassuolo che arriva al 32esimo, questa volta convalidata la rete di Caputo, terzo al terzo tentativo, gli erano stati annullati come ricordavo già due reti nel corso di questa partita. Ora arriva il 4-1 che parte dal piede di Ciccio Caputo, poi Matteo Ricci a sinistra per Farias che mette giù palla, controllo dentro per Mora, palla sul sinistro, la grandissima parata di Consigli che va a mettere il calcio d'angolo e nega il gol a Luca Mora. 45esimo della ripresa con il Sassuolo in vantaggio sullo Spezia per 4-1, poco fa l'opportunità per accorciare le distanze sul piede di Giasi che aveva la porta spalancata con un destro da posizione centrale, palla che è finita però altissima. Ultimo minuto di gioco che è iniziato da qualche secondo con il Sassuolo in vantaggio sullo Spezia per 4-1, si attende solamente il fischio finale, gara che ormai è archiviata da un bel po' nel corso della ripresa quando la squadra ospite, la squadra di De Zerbi, ha preso decisamente il sopravvento, ha preso il largo con tre reti. Parziale del primo tempo ancora in equilibrio, all'avvantaggio per il Sassuolo di Djuricic al 12esimo, aveva risposto Galabinov al 30esimo, in mezzo c'era stato un gol annullato a Ciccio Caputo per fuorigioco e poi dopo una traversa colpita da Lucatelli per il Sassuolo. Nella ripresa la squadra ospite ha preso decisamente il largo con le tre reti di Berardi, De Frel e Caputo e prima del 4-1 c'era stata un'altra rete annullata proprio a Caputo. Finisce qui con il triplice fischio che avete sentito probabilmente dalle vostre radio, il fischio di Gersini di Genoa che manda tutti negli spogliatoi. Il Sassuolo ha battuto lo Spezia per 4-1, grazie ad Andrea Neri per l'assistenza tecnica qui allo stadio Manussi in tribuna. Da Massimiliano Graziani buon proseguimento di ascolto, linea che torna all'Istituto di Roma.